benvenute. L'amore conta, l'amore conta. Poi. E conta gli anni a chi non è. Prego. Prego Marinella, prego Gisella, Marinella Marino e sì. Gisella Paladino. Sì, eccoci salve. Qua, benvenute. Casualmente salve, vi siete vestite con dei colori molto simili. In caso. È il caso, devo dire, come state innanzitutto? Bene, grazie, bene. Giornata un po' così, un po'... Sì, emozionati. Un po' un tourbillon. Sì, ma oggi certo siete con noi, per cui... Poi parlare delle cose secondo me aiuta sempre poi a... Più se ne parla, più si metabolizza. E voi l'avete metabolizzata benissimo. Io vorrei ricominciare da quel primo di gennaio del 1998, presentandovi, ho detto, siete due donne che il destino ha voluto unire in un filo, con un filo indissolubile, perché quel giorno entrambe entrate in questo ospedale di Mazara del Vallo, che è la città di residenza, per partorire. Tu, Marinella, avevi già... due figlie, per te invece era la prima bimba. Volta, sì. Le due bimbe, Caterina e Melissa, nascono a distanza di 10 minuti l'una dall'altra. Voi vi eravate incontrate lì in ospedale? No, solo come quando andavamo a fare il tracciato, come tante mamme che si incontravano. Gli ultimi controlli del nono mese. Ma si incontravano quindi... tante mamme, quindi non andavi a vedere se c'era chi era proprio l'uno o l'altra. Nascono queste due belle bambine, e tu battezzi tua figlia Melissa, giusto? Sì. Sì, non sapendo che Melissa in realtà era sua figlia. Certo. E lei la battezza Caterina non sapendo che era tua figlia. Esatto. Sì. Oh, e mi viene da pensare, la prima cosa che mi viene in mente, ma le somiglianze le avete viste? Tu non andavi a pensare, trovavi sempre una somiglianza ad un parente, la nonna, lo zio, assolutamente, non andavi a pensare questo. Perché poi il discorso della somiglianza è stato però risolutorio nel momento in cui avete scoperto, quando le bimbe avevano 3 anni, andavano al nido, sì, che c'era qualcosa che non andava. Come è successo? Allora, era il primo giorno dell'asilo. Sono arrivata e ho subito notato Caterina, che l'aveva lei. La tua vera figlia, che sì, però era stata data erroneamente a Gisella. Sì, sì. Perché l'hai notata? Perché è una somiglianza assurda con le altre bambine che avevo a casa, uguale, identiche. Soprattutto con la seconda, con Perla, uguale. Ma vediamo una foto di Caterina bimba, perché... Cioè tu hai sentito che... Sì. Uguale, ho detto, madonna, qua uguale, proprio. E che hai pensato? Non lo so, mi è venuto qualcosa, non sapevo che cosa, perché era troppo strano pensare uno scambio assolutamente. Però dopo arriva lei, la mamma, a prendere sua figlia. Quando ho visto che lei è avvicinato vicino Caterina, ho detto, oh mamma mia, questa è la mamma che ha partorito insieme a me, perché poi alla fine noi in sala parto eravamo insieme. E lì il dubbio mi stava diventando realtà. E tu e quindi dopo che hai avuto questo dubbio ne hai parlato con lei? Cosa no, hai fatto? Subito. Non vi siete parlati? No, subito ho preso la bambina e sono scappata via, diciamo. Perché anche io dopo quella volta che ci siamo lasciati in ospedale, l'ho rivista in quell'attimo, dopo 3 anni quasi. E quindi vedendola in quell'attimo, ho visto anche l'altra bambina, ho capito che c'era qualcosa che... non andava. L'ho vista per la prima volta, diciamo così, quella bambina. Non l'avevo mai vista. Hai visto per la prima volta Melissa? Melissa, sì. La vediamo, Melissa. È lei? Sì. Sì. Eccoci. E quindi, diciamo, sorge un dubbio che, diciamo, per lei era più facile, avendo le sorelline, perché tu hai... Caterina è la tua terza figlia, no? Sì. E che cosa hai fatto? E sono andata subito a casa, ho detto a mia mamma e poi subito mi sono attivata a fare il gruppo sanguigno. Sei andata all'istinto verso questa sì, cosa? Sì, dovevo fare qualcosa. Non potevo fermarmi lì. E che cosa Ma già dal gruppo sanguigno è uscito che io non potevo avere una figlia con quel gruppo. Quindi già non c'era nemmeno bisogno di... Quando ti è arrivato il responso del gruppo sanguigno? Non lo so. Mi sono sentita come dentro una bolla di vetro, non sentivo, non vedevo,
cioè era una cosa surreale, impossibile, non poteva esistere una cosa del genere. Anche se tu avevi cresciuto tua figlia per 3 anni. Sì, sì, esatto. Sì. Con chi era stata la prima persona con la quale ne hai parlato? Mio marito non c'era, quindi con mia mamma, a casa di mia mamma, sì. E tua mamma cosa ti ha detto? Che era impossibile, stavo dicendo delle fesserie. Quando è che hai chiamato Gisella? Dopo che ho avuto i risultati del gruppo sanguigno sono dovuta andare da lei per forza. L'hai rintracciata, sì. Hai citofonato? Mi ha bussato alla porta. Sì, ti ha bussato alla porta. Quindi tu che giorno era? Sì. Te lo ricordi quel giorno? Settembre. Sì, è stato un giorno di settembre, dopo 2 giorni che ci eravamo viste all'asilo. Dopo 2 giorni? Sì, all'incirca 2 giorni, il tempo che lei ha fatto praticamente l'esame. Sì, e lei ti bussa alla porta? E poi mi ha bussato alla porta. E tu cosa hai... Io nel frattempo avevo portato a Caterina in un altro asilo, a pagamento praticamente. Perché? Perché là non ce la volevo portare più. Cioè qualcosa ti aveva detto... Sì, perché poi io dopo quel giorno che ci siamo visti ne ho parlato con mia suocera e con mia madre e mia suocera mi ha detto che è impossibile. Dice, è una cosa impossibile, quindi vai a casa, stai serena, che è impossibile. Mia madre è la stessa cosa, quindi da lì io mi sono tranquillizzata, ho detto vabbè, anche quando ci doveva essere qualcosa io non l'avrei mai data. Era questo il mio pensiero. Cioè tu hai pensato... Questa è mia figlia, basta. Caterina è mia figlia e basta, quindi io non l'avrei data. Fosse stata... Non l'avrei data. E quindi mi sono un po' tranquillizzata a quindi casa. Toglierla quindi dall'asilo... Quindi io non mi sono mossa, io non ho fatto niente. L'indomani l'ho portata poi in un asilo a pagamento. Perché? Perché la volevi togliere dallo sguardo... A parte che la bimba non voleva stare in nessun asilo. La bambina non voleva stare in nessun asilo. Perché piangeva sempre, quindi proprio non ci voleva andare all'asilo, ma siccome ci doveva andare, l'ho mandato a pagamento. A pagamento vengono un po' seguiti... Vabbè, insomma hai deciso di comunque sì, di proteggerla, sì. E forse anche di proteggere un po' te stessa. Forse sì. E quando Marinella ti ha bussato alla porta, come gliel'hai detto? Ma io già quando mi sono affacciata alla finestra e l'ho vista, già ho capito tutto. Ho capito la motivazione per cui era là. Mi ho fatto accomodare giustamente e mi hanno riferito che avevano fatto il gruppo sanguigno, giustamente era incompatibile con i loro gruppi sanguigni e quindi c'era qualcosa che non andava. Che cosa hai provato? Cioè, qual era il senso? Ovviamente l'incredulità. In quel momento non si è capito più niente veramente, perché si piangeva solamente. C'erano pianti senza poter parlare, perché eravamo delle ragazze, si può dire, perché io avevo 23 anni, quindi ero molto ragazza. E lei anche, e quindi non sapevamo neanche come affrontare la situazione. Era un problema molto, ma molto più grande di noi. Tuo marito c'era, tua mamma, come sì, chi? Mia mamma c'era, mio marito pure, tutti. E in quel momento prevaleva più, vabbè, l'incredulità, la rabbia, l'incapacità di... Insomma, avete fatto altre analisi, avete fatto altre indagini? Sì, abbiamo dovuto fare il DNA. Ma anche tu nel momento in cui hai chiesto l'analisi del sangue, in cuor tuo speravi che non era fosse vero. Così? Vabbè, certo, è normale. Ma non si poteva pensare una cosa del genere, assurdo. Quando è arrivato il DNA avete avuto la conferma. E quindi? Quindi ci siamo attivate a fare una denuncia. Quindi ci siamo attivate. Dopo la denuncia è arrivato il momento in cui tu, Gisella, mi dici... Tu dici, io quando io ho pensato, questa cosa è impossibile. Ove mai fosse possibile, io mia figlia, la mia Caterina... Me la tengo. Me la tengo. E poi? Poi purtroppo andando avanti bisogna. E andando avanti si capiva che la bambina doveva purtroppo andare con la mamma biologica. Non c'erano altre soluzioni. Anche perché arrivando a questa età che hanno adesso,
potevano anche poi avere altri traumi. Certo. Quindi era giusto che... Le vediamo Melissa e Caterina, sono due belle ragazze di 23 anni, abbiamo la foto, abbiamo le foto, so che vivete tutti insieme con un grande anche serenità. Sì, ora. Sì, dopo 20 anni sì. Dopo 20 anni? Dopo 20 anni sì. Sono stati anni durissimi, di dolore, pesantissimi. Perché poi sarà arrivato il momento in cui voi avete dovuto scambiare le bimbe. Quanto tempo è passato? Hanno fatto, quando hanno fatto proprio 3 anni, lo stesso giorno, l'indomani doveva avvenire il primo scambio. Lo scambio veramente era definitivo. Poi giustamente c'è stato un po' di problemi che ho avuto io dopo lo scambio e che non potevo. Ho dovuto ritornare sui miei passi precedenti. Ho rivoluto di nuovo la bambina, ma per un altro periodo ancora. Hai rivoluto Caterina? Sì. E Melissa? Melissa io l'ho data di nuovo. Abbiamo dovuto riscambiare di nuovo i bambini per un altro periodo di circa altri 2 mesi e mezzo. Poi a marzo c'era l'ultimatum. L'ultimatum chi ve l'ha dato? Il tribunale? L'avete deciso sì, tra di voi? La psicologa, il tribunale, doveva essere fatto assolutissimamente perché non c'era più tempo da perdere. I bambini stavano crescendo e incominciavano già a capire e quindi doveva essere fatto. Voi due siete vicine adesso, vi siete odiate a vicenda in modo assolutamente innaturale, però l'idea, capito... Cioè, avete sentito che qualcuno stava usurpando qualcosa all'altra? Sì, certo, all'inizio perché sì. Eravamo degli sconosciuti. Quindi. Sì, all'inizio sì. Mi stava prendendo la bimba. E viceversa. Certo, c'era... Ma e allora cosa avete detto? Come le avete preparate? Perché poi ovviamente da mamme comunque... Cioè, tu quando ho dovuto dire a Caterina, guarda, adesso vai dalla tua vera... Ma cosa le avete detto? Come l'avete gestita questa vicenda incredibile, assurda all'inizio... e drammatica? È venuta naturale la cosa di dire subito la cicogna ha sbagliato. Ho detto, abbiamo iniziato a dire così, la cicogna ha sbagliato. Per dare una spiegazione, non sapevamo cosa dire. Erano piccole. E abbiamo iniziato così, la cicogna ha sbagliato, ti doveva portare da me, ma ti ha portato da lei. È successo così. E allora loro guardavano, ci sentivano dire questa cosa in continuazione. E, diciamo così che già subito gli è piaciuta l'idea di avere due mamme, due papà, come un gioco, gliel'avete messa sì, come un gioco. Sì, giocavano sempre insieme, perché stavamo tutti i giorni insieme, quindi loro già subito pensavano che erano sorelle. Quindi per loro era una festa, non diciamo che così. Sapevano tutto. Però per questa... noi, sì. Di giorno era una festa, di notte per noi non era una festa. Cioè? Perché c'erano pensieri, c'erano la disperazione, vivevamo i pianti. A momenti. Non potevamo fare progetti, a momenti. Degli specialisti sì, che vi hanno certo. Consigliato come sì, procedere, certo. Immagino. Certo, sì, è stato molto faticoso, sì. Percorso duro. I vostri mariti come hanno reagito anche loro? Il mio ancora si deve riprendere. Cioè, ma lui è quello sì. Che fa il pescatore, giusto? Sì, sì. Pescatore molto di legata del Vallo. Melissa, quindi sì. Il tuo marito? Sì, anche. Ma il giorno che poi, a parte che non posso immaginare il momento in cui, cioè lo scambio, com'è avvenuto? Vi siete incontrate? Tu le, cioè, com'è possibile una cosa del genere? L'abbiamo gestito tutte e due, siamo arrivati alla sera, sapendo che era l'ultimo giorno, abbiamo preparato la valigia, i vestitini, penso un po' l'animo che avevamo in quel momento, nel preparare tutta la propria roba, i giocattoli. Tutto. Tutto, i giochi quello preferiti. Che avevano, i suoi giochi preferiti, vestiti, tutto. Tu cosa le hai detto a Melissa? Niente. Come niente? Che gli dovevo dire a 3 anni? Come un gioco, vai là e poi ci vediamo. E le sorelline? Il sorellino più grande è stato pure difficile, loro triste. Quanti anni hanno di più? Per adesso Perla ce ne ha 27 e lei ha 29. Ai loro tempi 23, avevano... 15, avevano 4, sì, avevano e 7. Anni. Cioè... Sì. E a loro cosa hai raccontato? Che i dottori, in ospedale, che è successo? I dottori che hanno fatto questo scambio. Cioè, cosa c'era da spiegare?
non si viveva. E quando lei ti ha richiamato dicendo guarda ridammi Caterina perché no, io non ce la faccio. Ma io l'ho presa subito, certo, perché no, me l'ha data. Anche io volevo dire di nuovo me l'ha data. È normale. Me l'ha data subito. Posso dire che è bello vedervi insieme? Vi siete piaciute? Grazie. Dico, vi siete piaciute l'un l'altro? Sì. Sì. Questa cosa ha fatto subito nascere. Subito no. La verità, subito no. Poi man mano dovevamo stare sempre insieme per il bene loro, per farle crescere tutti, sereni. Abbiamo un po' carattere altrimenti... un po' opposto, diverso. Cioè? Sì. Però andiamo molto d'accordo in questo, forse per questo andiamo d'accordo. Cioè che carattere avete diverso? Io sono molto tranquilla, calma, lei parla tanto, quindi ci compensiamo un po'. Perché poi da quel momento la vostra vita ha dovuto per forza di cose procedere in modo parallelo. Sì. Adesso è diventata, dicevamo, una fiction che andrà in onda stasera, sì. Sorelle per sempre. Ho il piacere di far entrare nel nostro studio lo sceneggiatore Mauro Caporiccio e una grande attrice italiana, Donatella Finocchiaro. L'amore conta. Bentornata Donatella, grazie per essere ancora con noi. Prego, passa non so dove per non intralciarci, vai, ciao, accomodati ciao. Mauro. Sì, grazie. Sceneggiatore e anche autore del libro, no? Che uscirà sì, tra un po', quando esce? Tra poco. È metà ottobre. Come ti sei imbattuto? Sceneggiatore, scusa, con la collaborazione di Andrea Porporati e ancora di Maria Porporati che ha lavorato con noi. Vedrei la scena... che voi ci avete raccontato, che nel film è leggermente diversa, ma insomma è molto simile, cioè il momento in cui, lo ricordo, Marinella entra all'asilo, vede Caterina, che per la legge è sua figlia, e dice c'è qualcosa che non va. Voi l'avete leggermente cambiato, però... È andata più o meno così. Il senso è praticamente quello, sì. Devo dire, anche l'interpretazione. Sì. Notevole, vediamo. Maestra, mi scusi, io sono la mamma di Marinella Torrisi. Dov'è la bambina? Guardi, ci hanno fatto uscire pazze. E sua figlia e la sua amica si sono chiuse nel bagno, hanno iniziato a giocare, a spruzzarsi con l'acqua. Le abbiamo dovute cercare per tutta la scuola. Poi asciugate. Mi dispiace. Eccole. Forza, ammonita. Che avete combinato? Tua mamma era preoccupata perché non ti vedeva. Vai, vai, vai da lei. No. Questa signora non è mia mamma. Mia mamma è quella lì. Signora, io sono mortificata. Sai, il primo giorno mi sono confusa. Le somiglia così tanto. Non si preoccupi, certo il primo giorno non è che le può conoscere tutte. Questa è mia figlia, Marinella. Mi sono sbagliata. Avete visto il film? Sì. Cosa avete pensato? Cosa pensate ora rivedendovi? Torniamo 20 anni indietro. Ed è e vi fa bene o vi crea... Insomma, un po' così, un po'. Donatella, come ti sei approcciata a questa storia? Beh, credo che per loro sia stato terapeutico, no? Questo un po' liberatorio, catartico, ripercorrere questo dramma. Ma devo dire che questo secondo me è un film sull'amore universale, no? Queste donne hanno dimostrato che si può amare delle figlie non solo biologiche, non solo con un legame biologico, anche delle figlie che abbiamo cresciuto, allattato, svezzato, no? E le amiamo allo stesso modo, le abbiamo amate allo stesso modo. Lei, per esempio, che non voleva arrivare allo scambio, Gisella, che era più in crisi, no? nel conflitto che hanno vissuto rispetto a lei, che invece voleva a tutti i costi la verità. E credo che poi alla fine il fatto di averle amate tutte e due allo stesso modo dentro questa famiglia, a prescindere dal legame biologico, sia proprio un esempio di amore universale, ecco, grande, un grande messaggio la loro storia, in questo momento storico ancora di più, ma in generale proprio un bellissimo messaggio. Mauro, ma ti sei fatto un'idea su come possa essere avvenuto? Perché poi, io poi dico anche questo, no? Cioè, è stato un caso che loro se ne siano accorte, perché le bambine andavano nello stesso asilo e perché, diciamo, Mazzara del Vallo, che non è un centro piccolo, però voi vivevate
vicine, altrimenti non, le bambine non sarebbero andate nella stessa scuola. Sì. No, vabbè, a volte ci spostiamo anche. È il destino che ci ha fatto. È veramente il destino? Sì. Sì. Quindi, il destino. Diciamo, le prima dietro le quinte, non so chi di voi due mi ha detto, chissà quanti altri casi ci possono essere, adesso io non voglio creare il panico nelle famiglie italiane, ci mancherebbe. No, ne sono sicura. Ne sei sicura di cosa? Che ce ne sono tanti casi. Di errori. Ce l'hanno dopo stasera, vedrai. Oddio, tutti faranno l'analisi. Scherzo. Del gruppo sanguigno. Sì. No, voglio dire che torniamo indietro e parliamo però di un errore di mala sanità gravissimo. Perché all'epoca, non soltanto a Mazara, non era neanche obbligatorio nei nostri ospedali il braccialetto. Quindi è una negligenza gravissima. Le bambine in pratica sono state messe, credo, ecco, vicine, e poi a un certo punto anche vestite sono state consegnate alle mamme sbagliate. Esatto. Poi loro si sono accorti che il vestitino non apparteneva a quello lasciato nella nursery e hanno appunto detto non è questo il vestitino che ho messo. Questa figlia, così era andata. Questa figlia a un certo punto si sono chiesta è mia, e lì con una leggerezza straordinaria e colpevole hanno cambiato i vestitini, ma hanno lasciato comunque che le cose rimanessero sbagliate, purtroppo. Era il Quindi 31 dicembre. Non ci sono stati altri accertamenti. Esatto. Giustamente quando nasce un figlio ad una madre, non lo posso dire per esperienza personale naturalmente, ma è un mondo che si apre, quindi con tutti i tormenti e le gioie del momento, e in quel momento hai quel figlio e quel figlio già ti appartiene. Quindi ecco, loro hanno provato anche a chiedere altri accertamenti in quel momento, ma questi accertamenti non sono stati neanche fatti. Cioè al momento del parto voi avevate provato dopo, a chiedere? Dopo. Sì, cioè, dimmi un po'. Quando abbiamo visto che i vestitini non erano di loro, ma ci hanno tranquillizzate, hanno detto no, solo i vestitini, a posto, le bimbe sono giuste. Poi posso immaginare in quel momento, no, ma Marinella è talmente felice, è nata una bimba, è sana, sì, no? Sì, sì, ma non era solo, no, perché quando è nata nemmeno l'abbiamo visto, perché era che il giorno... Che ora era? Primo gennaio, che ora? Alle 11 alle di mattina. Alle 11, sì. Chi è nata prima, Caterina? 11, 11 e 10. Distanza di 10 minuti. Sì. Che poi tu hai scelto il nome Melissa e lei ha scelto il nome Caterina. Ti piace il nome Caterina? Me lo devo tenere. Ti piace il nome Melissa? Sì. Perché Caterina in realtà... Caterina comunque è il nome di mia suocera e di mia mamma. Che lo tengo io. Che lo sia la tieni te. Certo, è il nome di suocera. Vi siete sentite un po' in colpa nei confronti delle ragazze? Cioè, appunto, uno dice, vabbè, quasi quasi mi tenevo quella che avevo cresciuto per 3 anni, no? E poi ne arriva un'altra. Come avete, diciamo, ridato un alfabeto all'amore verso vostra figlia, che era figlia biologica, ma che non avevate cresciuto, quindi per voi in quel momento era un'estranea. Sì, infatti. Era qualcosa in più. Cioè? Perché non è che toglievamo l'amore all'altra che già avevamo. Ah, vedi? Sì. Quindi la via è stata trovare un arricchimento? Sì. Sì. Gisella? Sì, sì. Anche se ci è voluto molto tempo. Chi è che ti ha aiutato di più? A me, i miei genitori, la mia famiglia, giustamente, amici, sono stati vicini, il nostro avvocato. Tutti. Ha partecipato anche ai nostri pianti e alle nostre disperazioni. Ci è stato molto vicino il nostro avvocato. E, diciamo tutti, un po' tutti. Però questo senso appunto di... insomma, già le mamme, essere mamme è difficile, poi immagino no, rapportarsi rispetto a una complicazione del genere. Vediamo una seconda scena della fiction. Io ho paura che quella notte ci scambiarono le bambine in ospedale. E se così... Marinella è figlia vostra e Costanza è figlia nostra. Ma che sta dicendo? Ma che siamo pazzi? Francesca, tu mi devi credere. Tu sei una madre come me e certe cose le devi capire. Lo devi capire che c'è qualcosa che non va. Mandali via, Pietro. No, per favore, andate via, non tornate più. Lucia, basta. Le analisi del sangue, guardate. Andate. Lucia, basta. Scusate. Andiamo. Ma mi devi credere, Francesca. Costanza potrebbe essere figlia nostra. Ha capito? Mi devi credere, Francesca. Che c'è di questa analisi? Ma perché non mi credi?
quanto hai detto. Così andò, lo dico in siciliano. Sì, più o meno sì. Più o meno sì. Donatella, tu sei mamma anche. Sì. Come sono arrivata a questo? Guarda, ho solo cercato di copiare la loro verità. Noi abbiamo fatto degli incontri con loro, abbiamo parlato prima di girare queste scene. Insomma, già noi avevamo una scrittura, una sceneggiatura bellissima, devo dire, che era solida, molto corposa, con delle scene molto drammatiche. Quindi l'incontro con loro, il fatto di girare sul set, avere loro là al monitor che vedevano, quello è stato insomma una responsabilità grande, perché dovevamo portare la loro verità, il loro dramma. Non è stato facile, però poi alla fine essere attraversata da queste emozioni credo per un attore sia necessario, no? E quindi ti immedesimi e cerchi di capire che cosa, il conflitto, il dolore, quello che hanno potuto passare queste donne. Quindi ci sono quasi arrivata a sentire quello che hanno sentito loro, ovviamente quasi, tra virgolette. Sì. E posso solo immaginare, come tutti noi, no? Immaginare cosa vuol dire. Ma tu quando è nata tua figlia, perché io ho detto all'inizio che non sono madre, è un pensiero che attraversa tante donne, no? Lo scambio in culla. No, no, io devo dire che mia figlia ancora oggi penso che è proprio la fotocopia spiccicata di me e suo padre, quindi proprio impossibile che sia... che ci sia stato questo. È un topos letterario quasi, no? Quello del... I romanzi partono in questa maniera. Esatto. Scambio in culla. Il principe e il povero. Oppure, esatto. No? Mauro, scambio, tu come l'hai convinte loro? Ma ci è voluto un po' di tempo. Però io ho aspettato che le ragazze diventassero maggiorenni e ho seguito questa storia dai tempi di Uno Mattina, quando ero autore di quel programma, e all'epoca venne il nonno Baldo, che stasera pure vedremo in uno dei personaggi della fiction, che rappresentò entrambe le famiglie, perché c'era comunque l'assalto dei media e arrivarono troupe dalla BBC e dagli Stati Uniti, tanti giornali cercarono di scavare più nella loro intimità che nell'errore di mala sanità. E quindi ecco, quando ci siamo incontrati abbiamo stretto un patto di fiducia. E io soprattutto ho avuto, ecco, il piacere di ascoltare, perché una storia così si può soltanto ascoltare anche per tante ore, per tante giornate, e contano secondo me forse più i silenzi delle cose dette. E quindi piano piano siamo arrivati a stabilire tra noi un rapporto anche di amicizia, si può dire oggi? Spero di sì, ecco. Sì. E quindi ecco, siamo qua. Però credo che per certe operazioni occorra mettere in piedi una squadra. Non a caso abbiamo qui Donatella Finocchiaro, che insieme ad Anita Caprioli e agli altri attori non hanno fatto, secondo me, un lavoro di attrici, di interpretazione, ma sono entrate nelle persone vere, che è la cosa più difficile che possa esistere, perché anche loro hanno usato una parola straordinaria che è il rispetto. Melissa e Caterina, adesso andiamo a loro. Prima cosa, quando sono entrati, voi detto, li abbiamo fatto vivere come un gioco, quindi siete state con la morte nel cuore, però sicuramente bravissime, lo posso immaginare. Ma loro, cioè, non sentivano la mancanza d'uno dell'altro? Come è stato poi crescerle, anche proprio nell'immediato? No, dopo lo scambio siamo stati 3 mesi senza vederci, per loro adattarsi alle nuove famiglie, diciamo. Quindi tu per 3 mesi... Non ho visto Melissa. Non hai visto Melissa. E come stavi? Alla grande. Come alla grande? Non stavo. Non stava proprio. Non stavo, non lo so. Si viveva così, non lo so. Terribile era. Terribile. Però ci sentivamo tutti i giorni con lei per vedere le bambine come stavano, come volevano mangiare, come volevano dormire, tutti i piccoli dettagli che sapevamo noi dell'altra. Certo, sì. Quindi che succedeva? Lei ti chiamava e ti le diceva... Abitudini. 10 volte al giorno sentivamo. Sì, poi faceva buio, cosa fai, cosa non fai, cosa fa Melissa, cosa fa Caterina, sta giocando, non sta giocando, tutte poi le non c'erano passate, le videotelefonate, quindi comunque no, era non tutto... c'erano, non c'erano. Quindi tu non potevi più vedere... Il telefono di casa praticamente, no, io non l'ho più vista, la intravedevo a volte per strada dentro la macchina. E che facevi? Niente. Non c'era niente da fare. Non potevi nemmeno bussare e dire no, ciao. Non potevo neanche fermarmi. Perché vi avevano consigliato così? Sì, per il bene delle bambine. Certo. Non la potevo neanche sfiorare. Mamma
E quando è che poi... E loro come stavano invece nelle, messe in un'altra casa? Si adattavano, piano piano. Giustamente Melissa era sola, qui da me, perché non aveva più le sorelline. Ah, certo. E quindi cercavo di portarla in giro il più possibile, anche se non c'era lo stato d'animo, però dovevo portarla sempre da qualche parte dove c'erano altri bambini, dove si poteva distrarre molto più facilmente. Siamo andati 15 giorni anche a Milano a trovare mio fratello, per stare un po' là, per farla girare un po', farle dimenticare un po' tante cose. E invece Caterina, che aveva, che da figlia unica è diventata l'ultima di due sorelle. Sì, sì, si distraeva facilmente, sì. Sono piccoli, quindi si abituano prima delle mani. Sì, erano piccole, e poi è arrivato un momento in cui vi siete ritrovati tutti quanti, perché poi la cosa singolare, poi Gisella ha avuto un'altra bimba, che peraltro so che quando è nata Gisella, quando è nata, come si chiama? Sofia. Quando è nata Sofia, tipo, lei è stata tipo carabiniero, ovviamente. Cioè, con le guardie del corpo era. Non so cosa avrei fatto io. Che avresti fatto? Io andavo con loro, io con mi alzavo e prendevo, capito? Dammi mia figlia. Esatto, no. Sì, qual è la cosa che ti ha più colpito, Jessica, di tutta questa storia? Ma che stiano bene loro, le vedo delle donne solide che si rispettano a vicenda. Io veramente credo sia, mi spiace usare questo termine, però credo sia proprio un trauma quello che hanno vissuto. Certo. Sì, e se ne esce, credo, anche con l'aiuto di uno psicologo. Voi magari E quindi invece quando è nata Sofia? Giustamente quando Sofia è nata a settembre. Intanto abbiamo cambiato ospedale. Intanto abbiamo cambiato ospedale. Perché poi tu ti interessavi anche della nascita di Sofia. Sì, perché dovevamo preparare il corredino e quindi avevo bisogno di aiuto. Io non ho solamente due fratelli che erano fuori, fra l'altro. Sorelle non ne avevo, non avevo nessuno. Quindi lei è diventata un po'. Quindi lei è diventata un po' mia sorella, diciamo così. Gioco forza. E quindi ho detto, guarda, ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo incontrare, succeda quel che succeda, ma dobbiamo affrontare la mia gravidanza e la nascita di Sofia. Quando gliel'hai detto a lei? La prima persona a cui l'hai detto che era incinta, chi è stata? Lei. Lei, veramente? Prima di tuo marito? No, mio marito è normale. Tuo marito e poi lei? E poi lei, giustamente. E poi la mia famiglia. È stato bello? Certo, felice per Melissa, che era da sola. Certo, amore, perché tu così. Sì. E adesso quindi in tutto siete cinque e siete, se le bimbe sono appunto sorelle per sempre. Sì. Sono ragazze serene? Sì. Adesso sì. Quindi un evento che all'inizio poteva sembrare una perdita, alla fine, però per noi è una perdita. Sicuramente, certo. È stata una perdita. A lungo termine si può dire che abbia arricchito la vostra vita di persone e di affetti nuovi. L'amore conta, come diceva la canzone quando siamo entrati. L'amore conta. Perché siamo stati uniti. Sì. Siamo stati uniti. Sì. Questa è la soluzione geniale, credo, no, di questa storia. Sì. Tutte insieme, volersi bene, l'amore che vince su tutto. Questa è la soluzione che hanno trovato loro poi. Questa è la cosa bella. C'è mai stata una sera in cui magari la bimba vi ha chiesto mi riporti da mia mamma? No, erano piccole. Alcune notti prima dello scambio, piangeva, non voleva stare. Di Caterina piangeva. Già quando entrava nella camera da letto per dormire, si guardava intorno e diceva, ma dove sono? Per Melissa è stato più difficile comunque, Melissa era da sola. È stato molto difficile perché era sola quando veniva da noi, quindi... Sì. Siete state gelose l'una dell'altra? Cioè che in fondo... Di noi? No, nel senso che poi la bimba, quando sono arrivate da voi, che eravate le madri biologiche, eravate delle strane, quindi in qualche modo l'amore delle bambine erano nei confronti di chi l'aveva cresciuta, deve essere stato anche questo complicato da superare. Certo che eravamo. Sì, però già sapere che entrambe eravamo delle famiglie molto... umili e solide. Delle belle famiglie, eravamo però l'imprinting iniziale questo. Certamente è di chi l'ha cresciuta, di chi l'ha allattata, di chi l'ha svezzata per due anni, l'ho allattata, quindi non è che è incredibile veramente incredibile hanno, quando loro dicono che hanno due mamme, due papà, tanti nonni, è la realtà. Avete mai pensato
che potevate non scoprire mai la verità? In qualche certo. modo l'avreste preferito? Non lo so. Bastava un asilo diverso? Non lo so. Beh, in una grande città forse non si sarebbero mai incontrati. Esatto. Sì, infatti. Ci avete mai pensato? Mm. Sì, certo. Se io andavo prima fuori a Milano, e non avete... Ah, perché tu dovevi andare a vivere a Milano? Sì, perché mi avevano chiamato per un lavoro a Milano. E poi non sono andata perché è successo il fatto. E sei rimasta poi anche per far crescere insieme le bimbe, certo. Non potevo più andare. Comunque, l'importante è che oggi siete qui a raccontarcelo con un sorriso bello, solido, provato, perché la vostra emozione traspare da ogni singola parola, ma io veramente vi devo fare i complimenti. Mi unisco alle bellissime parole di Donatella e di Mauro che mi hanno tanto emozionato e un giorno vi voglio vedere quando uscirà il libro. Portatemi anche Melissa e Caterina perché vi voglio vedere tutte e quattro insieme e perché la vostra storia davvero dimostra che con l'amore si può vincere anche una difficoltà così apparentemente gigantesca, così realmente enorme. Sì. Grazie davvero. Grazie Marinella, grazie Gisella.